Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Vabbè, qua abbiamo un damerino che è lì a fare l'NPC buggato che non parla mai. Ogni tanto io ci penso, ma quella notte quanto ci abbiamo messo a Troppo. cercare di entrare in una lobby? Ma se io fossi stato uno No, spettatore, ti Simone. giuro, avrei distrutto. Minchia, mi sembri Barlow. Barlow che ascolta Johnny Scandal. No, no, è la terza tastiera che compro che non funziona, quindi a sto punto la rompo anche quella, mi frega un cazzo. Un essere Vedi, vivente questa. la chat va bannata, tu devi bannare tutta la cazzo di chat, perché qui Tanto è ci una stia. dittatura, ok? Complimenti, Bello, bel messaggio, Sì, complimenti. allora, grazie. Enrique, posso chiederti che cosa ti mette nella condizione di voler essere sottomesso in questo modo da una donna? Il fatto che non esco di casa. Divertente. Vabbè, e comunque. Ma scusami, Enrique, una Tu ne hai domanda avuto a che molto fare? molto Cioè, importante. Ci hai mai parlato dal vivo? non voglio rispondere. Madonna mia, c'ho i brividi. Teo lo sa? Porca puttana, aspetta, voglio farti la domanda per andarci ancora più vicino. Devo riuscire a strapparti qualcosa. Non ce la farei mai. Ma quando tu dici famosissimo, No, era venuto fuori un capirà. nome che non è venuto fuori sti giorni. Ce l'avete su Quindi sarà WhatsApp? quello. Sono loro Sì, due, ci siamo raga, sì, due. anche lui, lo so, si sa, lui si sa. Cioè, nel senso, non lo sa ancora Aspetta. nessuno, ma sì. Ma infatti quando uscirà sta roba, secondo me viene giù il web. Cioè, Ah sì, quello Manu, era lì. ma che Era cazzo quello che ne... dici? Ma Sì, io non lo sì, pensavo vabbè. lui, te lo giuro. Io pensavo lui. Assurdo. Allora da almeno 3 anni che non. Ma il bello è che poi qua e là faceva anche il simpatico, Sì, io ho i Sì. soldi. Ma no, che schifo, raga. Sì, E ma uno, ma vabbè, un, tutti ragazzi. secondo me uno dei due se viene Vigili fuori del con il nome. fuoco. La direzione del parco ha spiegato Corpo che fermo. nazionale dei vigili del Vuoi? fuoco. I like it. Ti metto a suonare, se poi fai Andrea Del cagare, Negro! amico è Oddio! buono, ma Andrea non del ti chiamo più. 1988! Oddio! Ma non pensavo facesse le live su TikTok! Ciao Simon J, buon Ma proseguimento. Andrea Del Negro è il suo cognome, cosa volete? Pazzesco, non pensavo facesse le live su TikTok! Io voglio entrare a Sì, salutarlo! cioè se Karen pubblica una cosa negli amici stretti, non è che poi nelle live di Simone diventa di dominio Scusa, pubblico. Jody, però aspetta. Se domani Simone mettesse nei amici stretti, ragazzi, vediamoci domani in posto X per una bella parata fascista. Poi una bella potazza con la mano così. Non è. No, è che ovviamente È uno scherzo, chiaramente. No. Buffo, impara un po' di economia, qualcosa e poi parli con me. Tanto stai a catena e parlo io. Dai, Okay? Matt. Pussy buffo. Pussy buffo. No, no, che. No, Beh, no, ragazzi, no, 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 devi no, no, no. buttarlo fuori. Ragazzi, allora. K, sei qua per fare il moderatore di Cock? No. Prima devo fare. Ma sei entrato tu, sono arrivate tutte le ragazze. Tu sei veramente il tipo di un sacco di donne. Tu non so se sai questa cosa. No, non lo so. Ma tu ora sei fidanzato, se posso No. chiederti? Sei Cioè, single? non cioè, puoi chiedermelo, no? Cioè, sì, sono single. Ah, ok, sei single. Ma domanda, nel video quello del massaggio thailandese che ha fatto bannare moltissimi streamer, tra l'altro, Stand, però. Io chiamo Stand. Ok, cosa ne pensi? Non so se era ironico, non ho mai capito sta roba. Perché Non ho idea. comunque lui ti apprezza come Uomo. youtuber, come persona, non so se vi Sì, conoscete. ci conosciamo, ci Perché conosciamo. tu avevi mandato la candidatura. Pazzesco. Sì. Sì. Prima di fare qualsiasi cosa. Non ho idea di quando lui l'abbia Cioè, ci fatto. andiamo a venire a casa tua. Cioè, è pazzesco, guarda che la situazione è veramente folle. Io non ho veramente parole. Boh, vabbè. Comunque, ragazzi, se volete entrare per insultare Cock, mi raccomando, scrivete dal Felix. Al Felix, mi raccomando, fa entrare persone che hanno proprio voglia di sfida. Perché qua non si scherza per un cazzo. Comunque, fatto sta che io ripeto pubblicamente, se mi trovate morto da qualche parte, sapete qual è il motivo. Grazie per i bit, Grazie, grazie. Polemi, grazie per i 100, molto gentile. Molto gentile. Ma senti, Non Cock. Vai. è. Ragazzi, ma qualcuno di voi va in palestra? Ma zio, ma a Guarda qui, parte sta roba di l'avambraccio, andare in guarda. palestra, sta roba di andare in palestra è Mamma la roba mia. più sopravvalutata. Cioè, non Che serve a niente stronzata. andare in palestra, cioè, è Sei triste? Vai in completamente palestra? Sì, inutile. sì.
sono felice adesso. Pesi, no. Sì, ma no, ma è incredibile. Ma è, posso dire una cosa? Chi va in palestra probabilmente perché non scopa abbastanza. Ma no, ha bisogno di... Ma chi sono tu? Faccio voglia! Sì, vabbè, però facci un po' di forza. Vabbè, no. Che cazzo, ma va tutto, ma di brutto, tra l'altro. Non sta mettendo forza, cioè. Vabbè, ma perché non è capace. Aspetta, Kezza, posso chiederti la rivincita? Sì. Vabbè, non mi fa male, no, dai. Kezza, vieni qua. Sì, ma qua, ragazzi, è una trappola. Vieni qua, Kezza. Mi batte sto giro. Mi fa male già il braccio. A me, ragazzi. Che faccio? Sì, ma tu stai qua. No, no, aspetta, pronti, adesso volo giù. Sono di dormire subito. Non riesci ovviamente a dormire perché veramente la sensazione è come se qualcuno... No, come se ti stessero con le dita premendo dentro gli occhi, strizzando l'occhio. Quindi è molto fastidioso. Mamma mia. E ti fa andare fuori di testa perché è un dolore strano che non hai mai provato e quindi non... E poi non vedi e quindi ti senti impotente, sei lì, è fastidiosissimo, infatti... Mamma mia. Mentale adesso? In investigazione. Per te sei il migliore su YouTube? Sì. La storia con Dozer eccetera è tutta vera? Sì. Lo faresti un video in cui entri al Bear Game? È una cosa di cui ho parlato tra l'altro anche oggi. Vorrei farlo però diciamo che non vorrei invadere uno spazio intimo di altre persone. Quindi sono un po' combattuto. Mi sono fatto male. Azzo la caviglia. Non voglio guardarlo. Mamma mia, che ho letto solo uno che è stato primasto, porca di quella puttana, mi sono solo fatto male. Sul posto di lavoro, ma io morirò per la salvezza dell'umanità, perché noi siamo il corpo di ricerca. Posso far vedere la chat? Un minuto, cioè, letteralmente un minuto fa, cioè ci vediamo venerdì a casa tua, cioè è pazzesco, guarda che la situazione è veramente folle, io non ho veramente parole. Truffe, comunque, cosa ne pensi? Sono sbagliati. Ecco, un bel video su un bel video sui gruppi Telegram, cazzo. Quello, minchia, ti aiuterei. Su Telegram in generale c'è di tutto. Ma c'è veramente di tutto. Però un bel video dove mica li fai arrestare, ti giuro. Il problema è che non si può perché fanno robe legali comunque. Perché utilizzano molto bene la lingua. Io mi sono informato perché una volta ho fatto finta di essere un acquirente. Adesso ho trovato l'indirizzo di casa mia. Boh, io l'ho bloccato. Io no. Bloccalo. Non so veramente cosa fare. Completamente fuori. Infatti mi sa che lo denuncio tra poco, cioè, ma infatti se ha fatto delle minacce vere, denuncialo e via. Sì, ha detto che togli il indirizzo. Però veramente veramente grave, tra l'altro con queste frasi qua almeno altre 40 storie gliele ho sbloccate in un modo o nell'altro.